Ma non sono stato io, ve lo giuro. Non ho niente a che fare con quella storia, non sono un assassino. E perché sei scappato quando volevano interrogarti? Ero in libertà condizionata, mi ero dimenticato di firmare. Non volevo tornare in prigione. Ho visto i poliziotti e sono impazzito. Non ragionavo più. Abbiamo verificato. Ha un alibi per almeno 3 omicidi. Merda, era il colpevole perfetto. Cazzo! Ash. Ok. La madre di Sean Mars è qui. Vorrebbe parlare con voi. È stato qualche mese fa. Nel cuore della notte. Pioveva a dirotto. Ethan rientrò a casa fradicio, erano circa le 3. Gli chiesi dove era stato. Lui disse qualcosa, affogare, pioggia. Non aveva alcun senso. E c'era qualcosa. Qualcosa nei suoi occhi. Come se non fosse davvero. Forse non significa nulla, ma il giorno dopo ci fu quell'annuncio su un'altra vittima dell'assassino dell'organo. Trovate mio figlio, vi supplico. Sono il tenente Carter Blake. E questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo. E non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. È suo dovere informare la polizia nel caso abbia dei sospetti su un suo paziente, dottore. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. La vita di Sean Mars potrebbe dipendere da lei. Ci dica quello che sa, dottore. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. Blake, basta così. Andiamocene. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei sarà bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza. Sei impazzito! Non impicciarti tu! Questo tizio sa qualcosa e non me ne andrò finché non avrà parlato. Non ha alcun diritto. Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. Non hai il diritto di colpirlo. Sto cercando di salvare un bambino, cazzo! Se non ti va, sparisci! Se non lasci subito quest'uomo, sarò costretto a fare rapporto e tu perderai il caso! Che cazzo di problema hai, Norman? Te la fai sotto? Non vuoi salvare il piccolo Sean Mars? Voglio salvare Sean Mars tanto quanto te, ma non per questo infrango la legge! Quindi piantala immediatamente con queste stronzate! Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche. Ash, recupera tutte le unità disponibili per trovare Ethan Mars. Voglio un uomo davanti a casa sua giorno e notte. Informa tutte le agenzie per avviare le ricerche.
Voglio pattuglie in stazioni, aeroporti e fermate degli autobus. Ogni singolo poliziotto deve stargli addosso. Dobbiamo sempre sapere dov'è. Sì, Ethan Mars è l'assassino dell'origami.